qui siamo di fronte a dei militanti che per lo più hanno delle età che stanno attorno al massimo ai 30 anni. Non abbiamo più, come dire, i vecchi del neofascismo italiano. Abbiamo quindi un quadro decisamente nuovo. Un altro tratto in comune è l'idea di non definirsi necessariamente di destra, ma dei rivoluzionari, in antagonismo con la società, anticapitalisti se non addirittura antiimperialisti. Poi il significato che questo ha là dentro lo possiamo discutere, ma l'uso della terminologia riporta al movimento comunista degli anni 60 e 70. Loro sono dei rivoluzionari anticapitalisti e antiimperialisti. Il loro essere antiimperialista è semplicemente il fatto di non vivere in un paese che ha prospettive di tipo imperialista, e quindi vi è, come dire, una mancanza per cui si guarda all'imperialismo degli altri e si è contro a costoro, ma c'è un'origine che sta dentro all'idea del capitalismo che viene contestato, ma non ci si prospetta di superarlo. Si parla del capitalismo, ma non si pensa di superare questo sistema economico. Si pensa, e lo si scrive anche qua e là in alcuni programmi, semplicemente di correggerlo, di, come dire, governarlo in alcuni suoi punti estremi. Ma il capitalismo per il neofascismo e per l'estrema destra non è un sistema di rapporti sociali di produzione, è un sistema di potere. Chi è che governa il capitalismo ha potere, e si è antiimperialisti perché si è contro il principale capitalismo di questo pianeta, che è quello statunitense, che è guidato dalle logge sioniste ed ebraiche. Dentro c'è un'idea razzista dell'essere anticapitalisti, ed è semplicemente comunque una facciata, perché non si prospetta nessun modello sociale di superamento di questo. Però ci si definisce rivoluzionari, e Casa Pound ha fatto da laboratorio anche dal punto di vista del arricchire le figure di riferimento per essere contro. Non c'è semplicemente il rinverdire i vecchi miti classici del neofascismo, non si guarda semplicemente a Evola, a Italo Balbo, ad Adriano Romualdi, ci si chiama, nel caso di Casa Pound, Casa Pound in onore di Ezra Pound, poeta antisemita, fascista, che fu rinchiuso dopo la guerra nei criminal camps, ma si cerca di fare un'altra operazione insieme a questa. Quella è l'identità, l'operazione di rapporto per penetrare soprattutto nelle realtà giovanili, è quello di, in un qualche modo, essere così rivoluzionari da cercare di acquisire le figure mitiche un tempo della sinistra, quindi contendendogliele, per dire del proprio essere rivoluzionari. Si fa dalle cose piccole alle cose grandi, si cerca di acquisire il mito di Bobby Sands, l'irredentista irlandese, si cerca di recuperare cantautori che negli anni Ottanta avevano un senso per i loro testi corrosivi rispetto alla mediocrità della borghesia di quel tempo, Rino Gaetano. Si parla di antimafia e si dice: se Peppino Impastato fosse vivo sarebbe con noi nella lotta contro la mafia. E si sono fatte diverse iniziative da questo punto di vista, fino al pezzo grosso che è Che Guevara. Che Guevara, il guerrigliero comunista, rivoluzionario. E c'è un'intervista che io ho qui, che fece nel 2015 Gianluca Iannone. Per essere trasgressivo lo fece a una rivista che non è esattamente una rivista, come dire, tranquilla, anche se non è più quella di un tempo, a Playboy. Fece nel 2015, nell'ottobre del 2015, un'intervista che è un modo, come dire, per essere o apparire un po' diversi, anche se poi questa rivista francamente non ha più l'impatto che aveva un tempo negli anni 60. Il giornalista gli chiede: ma perché Che Guevara, un guerrigliero comunista, non c'entra nulla con voi? E la risposta però è secca. Dice: è vero, era un guerrigliero comunista, ma lui non ce ne può importare di meno. L'interesse per noi di Che Guevara
verso Che Guevara, che era un guerrigliero, uno che è andato a combattere armi alla mano contro gli americani in una battaglia già persa, sapendo di poterci rimettere la vita come i ragazzi di Salò tra il 43 e il 45. C'è una visione, se volete, estetizzante e decadente, ma c'è un fatto che può avere, come dire, un peso rispetto a una realtà giovanile dove vi è una frattura nel campo della memoria, nella trasmissione della memoria, nelle conoscenze. Noi rivoluzionari, tra le nostre icone, abbiamo anche Che Guevara, perché noi siamo contro. E se ci guardate bene, non è che siano proprio così tanti in questo paese le forze di sinistra che si definiscono rivoluzionarie. Nei vuoti che si riempiono c'è anche una destra che dice: rivoluzionari siamo noi contro questo sistema economico, e noi recuperiamo anche quelli che erano contro il capitalismo, che erano, come dire, delle icone della sinistra, le facciamo nostre, perché noi siamo davvero dei rivoluzionari contro. Un altro elemento trasversale e comune che noi dobbiamo però, come dire, cogliere nella sua valenza e anche il ricorso sistematico alla violenza trasversalmente da parte di queste organizzazioni. Queste organizzazioni sono in attesa che precipiti ulteriormente la situazione politica, sociale e culturale di questo paese, e sono comunque lì già, come dire, allenate all'uso sistematico della violenza. Io da questo punto di vista faccio ricorso a dei dati ufficiali che, come sempre, proprio perché sono ufficiali, sono parziali e non sono esattamente quelli corrispondenti alla realtà nel suo complesso. In Parlamento, nell'ultima legislatura, ma a dire la verità anche in quelle precedenti, vi sono state diverse interrogazioni parlamentari che non hanno avuto risposta. Nelle legislature, anche quando c'era il centro-sinistra al governo, diversi parlamentari hanno chiesto, ad esempio rispetto a Forza Nuova, di avere dei dati statistici riguardo alle violenze, al coinvolgimento di dirigenti e militanti di questa organizzazione in episodi di questo genere, di questo tipo, senza mai ottenere risposta. Questo mi ha sempre fatto dire, rispetto a Forza Nuova, che vi è un livello di protezione, un livello di attenzione rispetto a questa organizzazione. Solo nell'ultima passata legislatura, prima di andar via, il vice ministro degli interni Filippo Bubbico, prima di abbandonare questa sua carica, il 1 giugno del 2017, di fronte a delle interrogazioni parlamentari, dette una risposta: prese in considerazione gli anni che vanno dal 2011 al 2016 per complessivi 65 mesi rispetto a Forza Nuova, e disse che vi erano stati 240 deferimenti all'autorità giudiziaria e 10 arresti. Se uno fa un calcolo e divide questo per 65 mesi, siamo quasi uno alla settimana. Minniti, che è arrivato dopo, nel dicembre, il 20 dicembre del 2017, ha dato a sua volta un dato che è relativo solo al 2017, per cui parlò, c'è un lancio ANSA che riporta la sua dichiarazione, di 178 denunce e 6 arresti. Siamo, come dire, a un livello per cui non sono molte le organizzazioni in Italia che hanno avuto questo andamento ufficialmente riconosciuto. Qualsiasi altra organizzazione avesse avuto un numero così elevato di episodi, sarebbe stata probabilmente oggetto di un procedimento di scioglimento. Qui non è successo assolutamente nulla. Tra gli episodi non ci sono tutti quelli più gravi rispetto a Forza Nuova. Voi ricorderete, io non so se sbaglio, ma credo che siamo nel 2007, a Rimini è successa una cosa gravissima, dove l'intera cellula di Forza Nuova è stata presa in flagrante mentre andava a fare un attentato al centro sociale Paz. Quelli che sono stati arrestati in flagrante sono stati arrestati con armi da fuoco, materiale nitrodiluente, armi bianche. E se uno ha seguito il processo, avrà avuto anche
l'idea del perché sono stati arrestati in flagrante, perché i carabinieri li monitoravano, li intercettavano telefonicamente attraverso anche cimici ambientali, e si erano posti il problema del fatto che costoro, che volevano far saltare per aria il centro sociale Paz, non avevano chiarito nelle loro discussioni interne che cosa avrebbero fatto di un tizio che dormiva dentro, una specie di custode. Nelle intercettazioni erano venute fuori diverse ipotesi. Qualcuno aveva detto lo immobilizziamo, altri lo dicevano lo leghiamo, altri avevano detto lo sopprimiamo. Se fosse successa una cosa pesante dal punto di vista dell'incolumità fisica di costoro, i carabinieri avrebbero dovuto spiegare perché non erano intervenuti. Infatti sono intervenuti, li hanno presi nel momento in cui stavano andando, perché non potevano permettergli di portare a compimento questo obiettivo. Sono stati condannati in primo grado con l'aggravante di terrorismo. Vi è un altro episodio che molti si sono dimenticati. A Siracusa, siamo nel 2005, quindi molto prima dei dati del Ministero degli Interni, nel 2005 vi sono 5 attentati dinamitardi nella città di Siracusa, firmati i nuclei comunisti combattenti. Uno all'ospedale, uno alla CGIL e in altri luoghi pubblici, fin quando non è stato arrestato in flagrante uno che si chiama Acquaviva, che era il candidato sindaco di Forza Nuova Siracusa, che è stato condannato in via definitiva anche con l'aggravante di terrorismo. Quindi dentro alle vicende di Forza Nuova, che non si fanno e non si vogliono far risalire nella completezza fino all'anno della sua fondazione, nel 1997, ci sono tante storie che ci dicono che evidentemente, poi chiuderò su questo punto, vi è un deficit sotto il profilo della prevenzione e del contrasto istituzionale al neofascismo italiano. Non è che vada meglio per Casa Pound. Casa Pound è più recente, è molto più giovane di Forza Nuova. Anche qui abbiamo un dato parziale che è stato dato dal ministro Alfano nel febbraio del 2016, rispondendo a sua volta a un'interrogazione parlamentare. Anche lui, non so perché, ha preso in esame dal 2011 al 2015 e ha parlato di un arresto ogni 3 mesi e di una denuncia ogni 5 giorni, 359. Ripeto, qualsiasi altra organizzazione avesse avuto una sistematicità di ricorso alla violenza di questo tipo sarebbe stata sciolta, non necessariamente attraverso le leggi che perseguono la ricostituzione del partito fascista, ma semplicemente attraverso delle leggi ordinarie. Non c'è bisogno di avere la legge Mancino o la legge Scelba. Andando via velocemente e procedendo sempre rispetto a questo ambiente, dicevo all'inizio, Forza Nuova non è Casa Pound, hanno una storia diversa, hanno delle identità diverse, vi è una competizione tra di loro. Quando nell'ottobre scorso Forza Nuova volle scimmiottare la marcetta su Roma, quelli di Casa Pound fecero delle interviste al Vetriolo, sostenendo che loro non vi avrebbero mai partecipato a un'iniziativa di questo genere, perché loro erano molto distanti da Forza Nuova, che ritenevano un'organizzazione bigotta e reazionaria. C'è del vero in questa affermazione. Forza Nuova è un'organizzazione integralista cattolica, ha una visione di un certo tipo e viene da una storia di un certo tipo. Il modello storico di riferimento a cui loro si rifanno è un modello che sta dentro alle vicende del collaborazionismo al nazismo nel secondo conflitto mondiale, è la vicenda della Guardia di Ferro rumena, un movimento antisemita legato alle gerarchie della Chiesa cristiana ortodossa della Romania, forti e protetti in quell'ambito, con un'idea integralista. Non è un caso che il primo punto del programma di fondo del manifesto delle identità di Forza Nuova, la cancellazione dell'aborto, il primo punto è quello lì, tra i principali punti il ripristino del concordato Stato-Chiesa, quello firmato all'epoca del fascismo. È un'organizzazione fatta così, ha cercato anche nella propria vita interna di scimmiottare questo suo modello,
che era un po' quello, come si dice nella mitologia del neofascismo, dei monaci guerrieri della Guardia di Ferro rumena, e quindi a volte hanno tentato anche di darsi un tono e uno stile nel modo di funzionare al proprio interno che guardava a quella storia. Hanno copiato anche il nome di alcune strutture dalla Guardia di Ferro rumena per marchiare le proprie cellule di base, i CUIP. Il CUIP non è un termine italiano, è un termine rumeno che vuol dire nido, cuiburi al plurale, erano le cellule paramilitari della Guardia di Ferro rumena, che fece dei pogrom spaventosi, soprattutto nel gennaio del 1942, quando tentò il colpo di Stato ed ebbe il tempo far scorazzare le proprie soldataglie per 3 giorni a Bucarest e il tempo di radunare alcune centinaia di ebrei al mattatoio comunale e di sgozzarli. Rispetto a questo vi sono delle raccapriccianti testimonianze fotografiche e il racconto che fecero i testimoni diretti, tra gli altri l'ambasciatore degli Stati Uniti a Bucarest e l'ambasciatore tedesco a Bucarest, che parlò dello scempio dei corpi nudi, dei bambini di 5 anni appesi ai ganci da macellaio, di quelli decapitati, di quelli con la scritta carne ebrea. E allora il punto è, rispetto a Forza Nuova, se il tuo modello è quello lì, non è che semplicemente tu sei un'organizzazione neofascista, sei un'organizzazione nazifascista e antisemita. E in questo senso possiamo anche dirlo apertamente, perché vi sono 2 sentenze della Cassazione, una del 2010 e una del 2011, che sostiene che è legittimo definire Forza Nuova come organizzazione nazifascista, perché se quello è il modello, quella è la storia, quella è l'identità, quella è la definizione che si può comunemente usare. Quindi è un'organizzazione fatta in un certo modo, è un'organizzazione che ha un padrone, non un segretario politico. Roberto Fiore non è il segretario politico, è il padrone, perché è il finanziatore principale e la storia dei finanziamenti sono recentemente emersi in un'inchiesta a Roma condotta dalla Procura della Repubblica riguardo al cosiddetto Bangla Tour. Era accaduto che fossero stati notati un numero elevato di atti di aggressione nei confronti dei venditori di rose del Bangladesh nella città di Roma, quasi una 60 in pochissimi anni, un paio d'anni. Si è aperta un'inchiesta che ha portato alla sbarra un gruppo di esponenti di Forza Nuova e accanto a questa indagine se n'è, come dire, sviluppata un'altra rispetto ai finanziamenti di Forza Nuova. Parte di queste risultanze sono state pubblicate dall'Espresso e dalla Repubblica, da dove emerge il volume di finanziamento di Forza Nuova, che è legato a degli investimenti commerciali, alla compartecipazione di società, alla compravendita di quadri, al rapporto con alcuni industriali italiani che vengono, al di là di prima gli italiani, come dire, introdotti in altri paesi, in modo particolare nella Crimea, dove è possibile investire come dire, con grandi vantaggi economici. Quelli che strillavano e strillano prima gli italiani sono quelli che hanno portato un pool, un gruppo di imprenditori italiani in Crimea, a farlo è stato Roberto Fiore, che ha entrature, rapporti internazionali molto più consistenti e importanti di quanto noi pensiamo e facciamo conto. Forza Nuova piglierà lo 0, 15 giorni fa è stato ricevuto dal presidente libanese, è stato ricevuto da autorità istituzionali siriane, ha rapporti importanti in diverse realtà del mondo, non solo a livello europeo, ha dei rapporti con la Russia putiniana, facendo anche qui, e qui chiudo su Forza Nuova, delle evoluzioni abbastanza disinvolte rispetto a precedenti schieramenti. Qualcuno ricorderà la cosiddetta rivolta di Piazza Maidan a Kiev.
Forza Nuova sostenne in modo particolare Svoboda, il partito con cui aveva un gemellaggio da molti anni, che è un partito nazionalsocialista, come era il suo nome quando fu fondato agli inizi degli anni 90. E cioè Forza Nuova si trovava a battersi con chi sosteneva la necessità dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea in una rivolta pagata coi dollari americani, in buona sostanza. Si è resa conto, strada facendo, che si interrompevano una serie di canali di relazioni con la Russia, per cui poi ha fatto una svolta ed è rientrata tranquillamente nell'orbita della Russia putiniana, avendo degli interessi anche di tipo commerciale, degli investimenti da quelle parti.